Ciao a tutti, sono Lorenzo Mittica, fotografo subacqueo, biologo marino e ocean ambassador per Aqualung. Sono italiano, ma vivo nella piccola isola di Bonaire, nelle Antille Olandesi, nel Mar dei Caraibi, e come fotografo mi occupo anche di conservazione degli oceani e di storie raccontate per immagini di progetti di conservazione che avvengono appunto qui sull'isola. Vorrei oggi parlarvi in questo periodo di quarantena di un progetto molto importante che è in atto ormai da parecchi anni e che riguarda il restauro della scogliera corallina. Bonaire è un'isola completamente costituita di corallo e tutta intorno circondata da una lunghissima scogliera corallina. I coralli presenti nei fondali di Bonaire sono di tantissimi tipi, dai grandi ventagli delle gorgonie ai coralli duri, coralli molli, e a seconda di quale versante ci troviamo, abbiamo fondali diversi con coralli predominanti diversi. Purtroppo da una decina di anni a questa parte abbiamo osservato un progressivo degrado del corallo qui intorno all'isola. Questo può essere causato da eventi naturali come ad esempio gli uragani che quando colpiscono, seppur in forma lieve, distruggono i coralli nelle acque poco profonde nella zona costiera o per altri eventi climatici come l'innalzamento della temperatura che può portare allo sbiancamento dei coralli e in un secondo momento alla morte del banco stesso. Altre cause di degrado sono imputabili all'impatto umano, primo tra tutti l'eccessivo sviluppo della zona costiera, quindi le costruzioni eccessive nella zona costiera producono polvere che con il vento viene trasportata e si deposita esattamente sulla parte della scogliera corallina, soffocandola. Altra causa imputabile all'uomo, purtroppo, è certamente la spazzatura che, depositandosi sul reef, lo va a degradare e quindi a distruggerlo. Il peggior scenario che possiamo aspettarci è degrado totale con la morte completa della scogliera corallina e con sé di tutte le forme di vita che dipendono da questa. A contrastare questo problema ci sta pensando una fondazione, la Reef Renewal Foundation Bonaire, che qui a Bonaire è guidata da una biologa marina italiana, Francesca Virdis, che insieme al suo team scientifico, oltre che a studiare le strategie per il ripopolamento del corallo e a organizzare le varie operazioni per la manutenzione e la messa in opera del progetto, si occupa anche di formare tante altre persone come volontari, subacquei locali, operatori del settore che desiderano dare una mano al progetto apportando un validissimo aiuto. Ma in che cosa consiste questo progetto di restauro del corallo? Vengono raccolti in natura dei frammenti di corallo e vengono costruiti degli alberi artificiali, chiamati proprio alberi di corallo, che sostengono questi frammenti sospesi nell'acqua, in modo tale che possano aumentare le loro dimensioni ed essere poi trasferiti per il ripopolamento. Questi alberelli vengono distribuiti in filari a costituire dei veri e propri vivai. Qui a Bonaire ce ne sono 8 per un totale di 115 alberi. Ogni albero è alto circa 1,60 m, ancorato al fondo, e porta una decina di rami sui quali appunto vengono appesi parecchi frammenti di, in questo caso, due specie di corallo. Dunque, le specie di corallo prese in considerazione durante il progetto sono essenzialmente due: lo Stackhorn o corallo a corna di cervo e l'Elkhorn, corallo a corna di alce. Questi due coralli sono i coralli dominanti nella fascia costiera, nell'acqua bassa intorno a Bonaire e sono quelli che hanno sofferto maggiormente la degradazione, essendo i più fragili. Tutte le operazioni del progetto, dallo studio delle zone di impianto a quelle per i vivai, alla raccolta dei coralli, alla manutenzione di questi, sono portate avanti da un team di subacquei scientifici guidati appunto da Francesca. Con scadenza regolare, dunque, viene effettuata la manutenzione dei frammenti di corallo, come ad esempio la pulizia di questi. In queste immagini vediamo gli operatori scientifici subacquei che si stanno occupando di effettuare varie operazioni di routine.
Una volta che i frammenti di corallo, dopo 4 o 6 mesi, sono cresciuti sui rami dei vivai e hanno raggiunto una dimensione cospicua, vengono raccolti e trasportati nelle zone destinate al reimpianto. Pensate che in questi 7 anni di messa in opera del progetto sono stati reimpiantati circa 22.000 coralli in 14 siti diversi. Le metodiche di reimpianto dei coralli sul fondale marino sono di diverso tipo a seconda della specie di corallo che si vuol reimpiantare. Per quanto riguarda lo staghorn, le metodiche utilizzate finora sono essenzialmente due, che vanno dal semplice posizionamento dei frammenti sul fondale marino, uno attaccato all'altro così da potersi fondere e costruire una struttura più grande una volta che il corallo è cresciuto, all'utilizzo di strutture biodegradabili rigide sulle quali vengono messi i frammenti di corallo che una volta cresciuti ingloberanno la struttura stessa che poi sparirà poiché è biodegradabile. La metodica invece utilizzata per il reimpianto dell'Elkhorn è un vero e proprio incollaggio sulla roccia o su un vecchio corallo ormai morto, incollaggio che avviene con una colla epossidica non inquinante. In queste immagini vediamo due differenti siti che riportano entrambi sia coralli reimpiantati 5 anni fa che coralli appena posizionati per il ripopolamento. Questo è un bel esempio di un banco di corallo in salute dopo il ripopolamento, lo staghorn che raggiunge la superficie come dovrebbe. A confermare il successo di questo progetto c'è alla fine di tutto la riproduzione dei coralli che sono stati impiantati. Io sono stato molto fortunato ad assistere a questo evento che avviene per lo staghorn una o due volte l'anno in una finestra di tempo che va da un'ora a un'ora e mezza durante la notte, quindi seguendo delle tabelle di previsione con il team scientifico del Reef Renewal Foundation Bonaire, mi sono immerso, ho assistito finalmente a un incredibile evento, quindi al rilascio di tutte queste capsule, chiamate anche uova, riproduttive del corallo. L'ultimo sforzo compiuto dal team scientifico durante la riproduzione del corallo è quella di raccogliere queste capsule riproduttive in provette direttamente sott'acqua, mescolare quindi il contenuto nella provetta e poi rilasciarla. In questo modo si assicura la fecondazione e le capsule fecondate, liberate poi nel corso della corrente, avranno sicuramente una percentuale maggiore di riprodursi e generare nuovi coralli. Già in questi 10 anni di messa in opera di progetti di restauro delle scogliere coralline in tutto il mondo hanno partecipato circa 40 nazioni e ben 300 organizzazioni. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il progetto di restauro della scogliera corallina di Bonaire. Ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti.